ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Sì, ci siamo! Quello che state vedendo è un video su YouTube. Cioè, io credo che sia più di un mese e mezzo che non registro, ma veramente più di un mese e mezzo, perché sono rimasta senza cavetto di ricarica per la videocamera per tantissimo tempo. Oggi torno con una location totalmente diversa, perché io mi ero organizzata per fare IGTV in questo lato della stanza. Io di solito sono esattamente dall'altro lato quando vi registro per YouTube, cioè sono su quel tavolo lì, e questa è la mia postazione make-up, però di solito è alle mie spalle, con tutto quel background alle mie spalle. Vi sto spiegando perché secondo me vi sentite disorientate. In realtà ho spostato tutto da questo lato, lo preferisco perché qui c'è l'entrata della stanza, quindi preferisco non dare le spalle, proprio per una mia forma mentis, al di là, diciamo, di qualsiasi problema, ma sono le mie paranoie mentali. Ma non è tanto questo, ho messo appunto sia ring light che la softbox qui, però non mi piace tantissimo la softbox messa qui, infatti vedete che questo lato del mio viso è più illuminato. Pazienza, me ne devo fare una ragione, perché per adesso ho sistemato tutto in questo modo. Chiaramente ho un calore bestiale, mi sarò abbronzata da questo lato, da questo lato no. Vabbè, spero comunque che voi riusciate a vedere tutto. Io dall'anteprima vedo che è tutto abbastanza chiaro, quindi dovreste vedere tutto. Oggi torno con un Get Ready With Me, sono felicissima di questo, e poi cercherò di girarvi dopo un altro video, se ce la faccio, se ci arrivo, perché è già tardissimo. Scusate se mi tocco i capelli in continuazione, ma fa caldo, però io non li voglio attaccare, anche perché ieri li ho lavati, ho fatto la tinta e quant'altro, e quindi non li voglio rovinare. Come potete vedere, ho già fatto base e ho utilizzato il mio amatissimo Tentidol Ultra Wear di Lancome, che è l'ultimo arrivato in casa Gravis Girl. Lo sapete se avete visto il mio ultimo IGTV haul in compagnia, anzi try on haul in compagnia. Io questo l'ho acquistato con il 25% o il 35%, no, col 35% da Sephora, perché c'è stata appunto una settimana di luglio, la penultima settimana di luglio, in cui hanno fatto tanti sconti. Io ho preso il numero 3 beige diafan, mi piace tantissimo, questo è il risultato, penso si possa vedere, è praticamente stupendo, si asciuga, è molto luminoso. Non ho messo primer, ho solamente fatto la mia classica skincare. Ho ridisegnato anche le sopracciglia, nel frattempo vi dico cosa ho utilizzato, perché me lo chiederete certamente. Ho fatto una combo della Geisha Brows di Astra, questa qui è nella tonalità 3 brown, ho utilizzato fondamentalmente questa, ma per riempire i buchetti ho utilizzato questo permanent eyeliner di Mia Makeup nella tonalità sempre brown, che credo sia brown la tonalità, la 95 comunque è marrone, che mi piace parecchio perché per fare questo, per riempire i buchetti, perché appunto è una penna eyeliner marrone. Vabbè, poi ho pettinato tutto e fissato con il mio brow gel di Aiko, che ho trovato in una beauty box qualche mese fa, anche questo fantastico, e messo un po' di primer occhi, appunto l'Urban Decay, il primer potion che conoscete benissimo, e perché così si asciugava nel frattempo ed ero pronta per truccare gli occhi. Allora, oggi utilizziamo questa palette, la Poison Garden di Nabla, che è una palette che non uso da veramente tantissimo tempo, e mi sono ripromessa di farvi più look con palette un po' più datate, nel senso magari palette che non utilizzavo da tanto tempo, per cui ho detto, ah, sai cosa c'è? Prendo questa. Vado a prendere un bel pennello, tutto qui davanti, quindi sono contentissima, e vado un attimino a guardare cosa potrei fare con questa palette, perché veramente c'è il mondo. Vabbè, diciamo che iniziamo con questo colore qui, che si chiama Narrative, che è una sorta di beigeolino, e con un pennello da sfumatura, classico pennello da sfumatura, iniziamo a creare la nostra impalcatura per il nostro make-up, che non so assolutamente cosa sarà, cosa verrà fuori, perché non ci ho pensato come sempre. Allora, sono stata un lunghissimo tempo senza videocamera, perché purtroppo si è sfuso per l'ennesima volta il cavetto che ricarica. Io quando registro sempre in ricarica, cioè attacco il cavetto, perché siccome faccio sempre dei video lunghi, le batterie di questa videocamera ormai durano poco, e quindi onde evitare di doverle cambiare poi quando stanno per, mentre sto registrando, perché poi si spegne, non mi avverte più sulla batteria poco carica, si spegne direttamente la videocamera, onde evitare questo io sto sempre in ricarica. Questo chiaramente purtroppo non è una cosa positiva, perché il cavetto che io adesso sto utilizzando è un cavetto, diciamo, adattato grazie a mio cognato, che
me l'ho sistemato alla meno peggio per evitare appunto di spendermi 20 euro di cavetto, che comunque potrei anche comprare, ma la videocamera è vecchia, quindi io parto dal presupposto che vorrei veramente cambiare direttamente la videocamera. Costantemente sotto carica, purtroppo questo succede, che poi col tempo fonde giustamente perché non tiene. Comunque, a parte questo, io sono sudatissima, andiamo avanti e vado a mettere un po' di Honey, che invece è questo colore stupendo di questa palette, sempre per la sfumatura. E quindi insomma adesso finalmente oggi mi siedo davanti alla videocamera e vi faccio questo get ready with me, così chiacchieriamo un po' e magari mi scrivete, mi farebbe piacere se mi scriveste nei commenti cosa state facendo in questo periodo, se alla fine siete partiti per le vacanze, se diciamo invece al contrario avete preferito rimanere in casa. Io come un po' tutti gli anni, perché comunque adesso è da un paio d'anni che non parto, 2-3 anni che non parto, dopo praticamente la permanenza forzata a Napoli e quindi il fatto di partire decisamente per forza, perché arrivato a un certo punto, arrivava l'estate, io scendevo appunto qui in Sicilia, quindi non è che partivo, tornavo magari appunto a casa mia, vado di sfumatura e sono 2 anni che non faccio nulla di importante, ma mi sta bene così, perché onestamente diciamo soprattutto quest'anno è stato un anno un po' particolare col discorso Covid, quindi preferisco non muovermi troppo, stare in casa e diciamo limitare i danni, come si suol dire, posto che voglio dire siamo tutti un po' così preoccupati per l'arrivo, l'avvento diciamo dell'autunno, perché comunque non sappiamo a cosa andremo incontro. Comunque nel frattempo io ho sfumato un po' il tutto, non mi dispiace affatto, e vorrei però iniziare a scurire un po' il tutto, e sto vedendo che potrei utilizzare questo marroncino che si chiama Adagio, e da questa palette. Allora, questa palette diciamo che è stata un po' bistrattata quando è uscita, ricordo che ne hanno parlato veramente male di questa palette, o perlomeno la maggior parte ne hanno parlato male, soprattutto per quanto concerne alcuni colori tipo questo blu pazzesco che c'è qui, che io invece ho utilizzato e che mi è piaciuto veramente tantissimo, però che diciamo dà qualche problema nella stratificazione, nel risultato. Cioè se andate a ricreare uno smokey eyes, secondo me lo potete utilizzare tranquillamente, ma nel momento in cui lo dovete utilizzare per sfumare perde un po'. Vado a metterlo anche qui sotto, quindi nella rima ciliare inferiore e bordo esterno, da un lato e dall'altro lato, in modo tale da scurire un po' il tutto. Un attimino a scurire con Zodiac, che in realtà non è un nero ma è una sorta di blu scuro, molto scuro, però lo utilizzo lo stesso per scurire ancora nella parte più esterna, per ripulire il pennellino all'interno della mia spugnetta di Wycon, che ragazze ho scoperto che lavandola è molto meglio, perché prima la utilizzavo sempre, era tutta zozza, invece ora che cosa faccio? Esco la spugnetta in sé, perché proprio la spugnetta si può uscire, e la lavo con il sapone di Marsiglia o comunque con la saponetta che utilizzo normalmente per i miei pennelli, e devo dire che la situazione è molto migliorata, perché prima comunque non stava funzionando più bene come prima. Vado a prendere un pizzico di questo rosa che si chiama Zen, che è un rosa cipria molto molto chiaro, e lo vado a posizionare giusto nella parte finale del mio make up, così nel frattempo sfumo anche un po' il tutto. Vado a prendere un po' di canvas, che è appunto il beigeolino. Secondo me questa palette è bella perché è proprio completa, c'ha tutto, c'ha anche il color burro, e vado appunto a sfumare ancora. Ok, a questo punto io direi di andare di Cat Crease, e voglio utilizzare il rossetto bianco di Kat Wegan Beauty, questo è il White Out, e come ben sapete ormai è il mio alleato in fatto di Kat Crease. Lo prelevo con un pennello piatto e vado a realizzare appunto la mia lunetta. Allora andiamo vediamo un attimino cosa possiamo mettere. Possiamo andare sul dorato, che andiamo sul semplice, sul rosita oppure fabric, vediamo. Sì, metto fabric, vado di fabric, che è questo colore qui, mamma mia, è di un burroso. Poi magari lo andiamo a impreziosire sopra con qualcosa di più chiaro, ma già così mi piace. È una sorta di dorato platino molto chiaro.
Guardate che meraviglia, bellissimo, ma ci voglio andare a mettere sopra un po' di questo qui che è un top coat che si chiama Adoration, che è un top coat fantastico, guardate, io lo voglio un po' spatarlesciare sopra anche se si perde un po', no, sì, fa delle iridescenze diciamo violacee. E ci siamo a questo punto off camera, faccio linea di eyeliner e torno da voi. Sistemo un po', diciamo, le ciglia, vediamo se metto delle ciglia finte e torno da voi. Ragazze mie, rieccomi. In realtà stavo mettendo le ciglia finte, ma ho provato un prodotto nuovo, ossia il mascara di Aiko, il Black Magic Mascara Drama & Curl, che ho trovato all'interno della beauty box di questo mese, che non so se avete già visto su Instagram. In ogni caso sono sempre Gravis Girl lì e vi faccio un sacco di video anche lì, magari dei video haul come i GTV. Ho aperto questa mini size di questo mascara e mi sono innamorata, perché appena l'ho aperto e ho visto lo scovolino ho detto potrebbe andare bene. Guardate com'è lo scovolino, praticamente è molto simile al mio The Curler di Yves Saint Laurent, ha uno scovolino un po' a banana, purtroppo doveva essere un attimino un po' più, ancora più a banana per essere perfettamente come lo voglio io, ma non so se si vede, farò un piccolo close up, ma mi piacciono un sacco, per cui non metterò ciglia finte perché mi piacciono troppo così, e onestamente mettere anche le ciglia finte sarebbe un po' in più, quindi va bene così. Quanto riguarda il correttore, andiamo di correttore di Yves Rocher, anche se sapete benissimo, ormai ve l'ho detto tantissime volte, che non mi fa impazzire, ma io lo porto comunque a termine, non è male, però diciamo che preferisco di gran lunga altri tipi di correttore. Ok, provo insieme a voi, anche se io l'ho già utilizzata, sono già 3-4 giorni che la utilizzo, questa loose powder di Yves Rocher, questa si chiama Pure Light ed è praticamente una cipria in polvere libera che io ho acquistato da pochissimo dalla mia consigliera di bellezza, che è mia cugina, e scusate, nel frattempo cerco un pennello, sì, potrei utilizzare questo, e l'ho presa spinta, nel frattempo la utilizzo perché se no praticamente facciamo notte, e l'ho presa spinta dalle vostre recensioni, perché molte di voi, in primis la mia adoratissima Claudia, a cui mando un grosso bacio, ciao tesorins, mi avete consigliata e appunto mi avete detto che è una delle migliori, ed effettivamente vi devo dire che a differenza della cipria di Yves Rocher, la classica cipria che ho comprato, la compact powder, mi piace di più quella in questa qui, insomma, quella in polvere libera. Ora la sto mettendo solo nei punti dove ho utilizzato il correttore al momento, però poi vediamo, magari la utilizziamo anche per tutto il viso, perché ho visto che anche utilizzata per tutto il viso è veramente stupenda, nel senso che dura tutto il giorno, mi piace veramente tanto. E per quanto riguarda il contouring sono un po' indecisa su cosa utilizzare. Sì, andiamo sulla nostra palette del cuore, che appunto è la Chic Stars Reunion Tours. Vado a fare un mix di Hoola e Dallas, sì, di solito li utilizzo insieme per, diciamo, per il contouring. Li vado a utilizzare insieme con un bel pennellone ampio e vado a fare un po' di contouring. Per quanto riguarda il blush, prendiamo un altro prodotto nuovo, che è appunto questo blush minerale di Bella Pierre, che ho trovato all'interno della beauty box di questo mese e che si chiama Amaretto. Lo apriamo insieme. Ok, sono riuscita ad aprirlo, vediamo un attimo come è combinato, così. Ah, si versa sul tappino, prendo un pennello da blush, vado un attimo a, bello polveroso perché è un blushino minerale, ma è carinissimo, guardo lì ragazze perché è anche un altro specchio, sa proprio di amaretto, che meraviglia, oh mio dio esagerato, vabbè non vi preoccupate, non sapevo che tipo di scrivenza avesse, quindi è un po' esagerato, ma non preoccupatevi perché andiamo di cipria su tutto il viso, quindi riprendo di nuovo la cipria di Yves Rocher, anche questa vado a sbatterla un po' e vado un po' a sistemare il tutto.
posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io direi adesso di mettere un po' di mascara. Utilizzo questo qua, il Bump Definition, nelle ciglia, sulle ciglia inferiori. Non mi piace neanche per metterlo nelle ciglia inferiori, ma devo per forza portarlo a termine. Allora, all'interno dell'occhio ho utilizzato questa matita dentro, sotto solamente, questa matita di Catrice che mi regalò la mia dolcissima Martina Sacco. Ciao tesoro! Che praticamente è una eyeshadow pen, si chiama Le Grand Bleu, è una limited edition e questa in particolare era la numero C02 Underwater Low, bellissima, che praticamente quando finirà piangerò lacrime amare come dico sempre io, mentre all'interno dell'occhio sopra, solo sopra, ho messo questa rivelazione, questa deep black eyeliner e cajale di Astra che trovai nel pacchetto che mi ha fatto la Patrizia. Bellissima, mi piace tantissimo e l'ho messa all'interno. Come punti luce voglio utilizzare un pochettino di rosita, sempre dalla palette questa qui che stiamo utilizzando, la Poison Garden, così rimaniamo in tema Poison Garden, e lo voglio mettere all'interno. Mi sono macchiata col mascara, Dio santo! Lo voglio mettere qui all'interno dell'occhio, anche sotto l'arcata un po'. Ok, vado di spray fissante e utilizzo sempre il mio primer Water Set and Refresh Spray di Smashbox. Illuminante, rimaniamo con la Cheek Stars e vado a prendere il mio amatissimo Cookie, che è il mio preferito e voi lo sapete bene. Vado a prendere qualcosa per le labbra e torno da voi per il risultato finale. Ok, rieccomi qui da voi. Per le labbra sono uscita un po' dalla mia comfort zone, perché voi sapete che io utilizzo solo nude. Anche questo non è proprio un rosa, però comunque è un colore un po' più acceso, però mi piace tantissimo, mi sta piacendo tantissimo questo colore sulle mie labbra, forse perché ho preso un po' di abbronzatura, non so. Comunque volevo farvi vedere anche questa tinta labbra che ho trovato in una delle beauty box qualche tempo fa, che è appunto della Sleek e si chiama Matte Me, sì, della Sleek, che io ho già utilizzato un bel po' di volte, devo dire, perché l'ho presa e ripresa tante volte, perché oggi l'ho abbinata ad un gloss, ma normalmente la metto da sola ed è fantastica per la mascherina, perché non, cioè, si asciuga e non rende le labbra aride e soprattutto appunto non stinge, quindi è perfetta per la mascherina. Scusate se ci sono degli animali svolazzanti, ma comunque è impossibile evitare che dei moscerini entrino in casa in questo periodo. Questa qui si chiama Bittersweet ed è fantastica, mi piace tantissimo anche in abbinato con questo occhio rosa, e sopra ho messo il gloss, lo Shantieri lip gloss di Nabla nella tonalità Renaissance, che è l'ultimo in casa Nabla, quello uscito con la Miami Lights, e questo insomma è il risultato finale del look. A me piace tantissimo, spero piaccia anche a voi, spero diciamo che questo rientro vi faccia piacere, perché io sono contenta di essere ritornata su YouTube. Lasciatemi chiaramente un commento per farmi capire che ci siete e mettete un bel like, che iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così potrete finalmente rivedere i miei video, anche perché spero di essere un po' più solerte nella pubblicazione da ora in poi, visto che adesso finalmente ho il cavetto. Vi mando un grosso bacio, al prossimo video, stay tuned!